Uomini e donne, Maria De Filippi in difficoltà dopo ritorno di due ex. Il web non si fida. Maria De Filippi ha cercato di far scoppiare la pace tra Alessandro e Pamela nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne. Ma le dinamiche di quanto accaduto non sono affatto piaciute al pubblico. I due ex volti del trono over, che tornano in studio raccontando di essere in crisi, non hanno convinto i telespettatori che sostengono si tratti solo di una sceneggiata per avere visibilità. Isola dei famosi, Cristina Scuccia e la rivelazione shock, l'ex suora non ha mai avuto alcuna vocazione, il suo è un piano studiato. Federico Fashion Style, nuovo attacco alla ex Letizia Porcu, facile guadagnare senza fare nulla, la ruota gira. I due parlano di incomprensioni legate a delle liti al riguardo. Maria prova a mediare. I due raccontano delle loro motivazioni ed emerge che a farla da padrone sia la gelosia, mi sembrano scenate di gelosia. Ma in realtà non vedo motivo di rottura. Sono litigate, discussioni, che magari in una coppia possono avvenire. Se tu reagisci così a un uomo che si avvicina così, lo capisco, non ti sei sentito rispettato. Ma capisco che dietro questo quello che ti muove è anche un sentimento. Sono litigate che sottointendono un sentimento di possesso. Tu vuoi stare con lei o no? Perché lasciarsi? Non capisco, afferma Maria in studio. La conduttrice li invita a ballare insieme per chiarirsi e dopo la musica i due tornano sorridenti come se nulla fosse successo. Il pubblico e gli opinionisti sono ancora più scettici e il web storce il naso anche nei confronti della padrona di casa. Maria De Filippi viene criticata per aver dato visibilità ai suoi ex del trono over che era evidente non avessero nulla da chiarire in realtà.